Questo è quello che resta di un'automobile e della vita di quattro persone. L'inferno è al chilometro 373 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in direzione sud, tra gli svincoli di Mileto e di Rosarno. I morti sono dunque quattro e tra loro una bimba di 2 anni, un intero nucleo familiare che da Milano faceva ritorno a casa in provincia di Palermo. Ci sono anche 2 feriti. Un'altra bimba di 8 anni è gravissima, l'hanno portata in eliambulanza all'ospedale di Catanzaro. Erano tutti a bordo di un fuoristrada Toyota che, per motivi ancora da chiarire, forse un colpo di sonno del conducente, è andato a schiantarsi contro un tir che procedeva sulla corsia opposta. L'autista è rimasto illeso. Siamo su uno dei tanti rischiosissimi tratti a doppio senso di circolazione a causa dei lavori di ammodernamento di un'autostrada che è un eterno pericolosissimo cantiere e che, con l'intensificarsi del traffico estivo, complici velocità e stanchezza, può diventare una terribile trappola mortale.